Oggi è il secondo giorno del Festival delle Scienze, siamo qui con Pierandrea Patrucco, campione italiano di deltaplano e parapendio. Quando è nata questa sua passione per il volo? E da quando sono nato, in pratica. L'ho sviluppata appena possibile. Noi sappiamo che ha attraversato l'arco alpino con il parapendio. Quali sono state le sue emozioni? Cosa ha provato? E di tutto, grande soddisfazione quando ci sono riuscito. Nel frattempo ho avuto molte difficoltà, quindi era la soddisfazione di superare una difficoltà per volta, piccoli passettini fino alla fine. Quale zona precisamente dell'arco alpino? Ma sono partito da Monte Carlo, quindi l'ho fatto tutto. Da Monte Carlo sono passato un pochettino in Francia, poi passato qua per il Piemonte, attraversato un pezzettino di Val d'Aosta, poi Lombardia, un po' di Svizzera, Alto Adige, molta Austria, ho fatto parecchia Austria come arco alpino, Slovenia, poi sono rientrato in Italia, in Friuli, e poi sono andato a atterrare in Slovenia. Che cosa significa la filosofia del volo bivacco? Allora, la filosofia del volo bivacco è essere svicolati sostanzialmente dai mezzi meccanici, non avere bisogno di un furgone, di una macchina che ci corra dietro, raggiungere i decolli solo a piedi e praticamente non essere dipendenti da nessuno. Quale di questi sport preferisce maggiormente? Ma io li ho fatti tutti e due, attualmente faccio solo più parapendio, ma solo per una questione di scelta. Fanno tutti e due parte del volo libero e sono ugualmente belli e magari ci sono dei posti dove è più facile fare parapendio, come il Piemonte secondo me, e dei posti per esempio come il centro Italia dove è meglio praticare deltaplano perché c'è più vento, c'è più aria.